La Democrazia Cristiana torna nella scheda elettorale e nella competizione politica per il rinnovo del Parlamento regionale. Abbiamo voluto con forza che un partito di idee e di valori, un partito ancorato alla dottrina sociale della Chiesa, possa tornare nella scheda elettorale per dare la possibilità a tanti elettori di poter votare un'idea, un valore, una storia, una cultura. Per troppo tempo si è votato per interessi personali, per protesta, per business. Finalmente chi vuole può votare un voto ideale, e questo noi speriamo possa servire a convincere tanti che ormai non votano a tornare al voto. Troverete nella scheda il simbolo della Democrazia Cristiana, lo troverete con la scritta Democrazia Cristiana, con la scritta DC, ma con la bandiera. Ma vi posso dire, ed è questa la cosa più importante, che l'unione che abbiamo fatto con l'UDC ci consentirà, subito dopo le elezioni regionali, di rimettere insieme la scritta Democrazia Cristiana e il simbolo dello scudo crociato con dentro la parola Libertas, che significa libertà di appartenenza, libertà di scelta, libertà di voto, libertà di difendere i propri valori. Ma ritroveremo insieme la Democrazia Cristiana, lo scudo crociato e il suo simbolo. UDC e DC insieme per riportare a Palazzo dei Normanni una squadra di persone, donne, uomini, giovani, che dovranno e avranno il compito di difendere i valori che sono dietro lo scudo crociato e soprattutto essere il più concrete possibile nel dare risposte ai problemi dei siciliani. E questo è il nostro compito, rimettere al centro della politica la persona. Questo è il compito principale di chi andrà a sedere nei banchi di Palazzo dei Normanni. Perché eleggeremo almeno 7-8 deputati, avrà questo simbolo e sarà l'inizio della ripresa della Democrazia Cristiana, che nasce come partito popolare a Caltagirone, che rinasce a Caltanissetta nello studio di Alessio come Democrazia Cristiana, e per la terza volta in Sicilia, a partire da questa città, a partire dalla città di Salvatore Aldisio, che fu protagonista della seconda Democrazia Cristiana, rinasce una Democrazia Cristiana nuova nello spirito, nella cultura, ma soprattutto nuova, perché avremo solo candidati, giovani e donne, che non hanno mai fatto politica e che portano il loro contributo di idee, perché credono che questa terra abbia bisogno di giovinezza, hanno bisogno di gente che abbia e dia valore alla vita e che voglia far vincere le cose che contano.